Per scendere al di sotto di questo numero bisogna tornare a febbraio, proprio all'inizio della crescita dei contagi. Sono stati 2 mesi durissimi, marzo e aprile, però dal 1º marzo, oggi è l'ultimo giorno del mese di aprile, come dire, si chiude una sorta, sembra quasi simbolico che si chiuda una sorta di ciclo che ci lascia ben sperare sulle prospettive future per la nostra regione, per il contenimento di questo contagio, per poter finalmente fuoriuscire. Non sarà facile, non sarà scontato, sarà inevitabile magari anzi qualche rimbalzo, perché come dire, sarebbe troppo bello che non crescesse più e che anzi domani fossero ancora meno e poi zero in tutta la regione. Però ovviamente puntiamo ad arrivarci, il distanziamento sociale, i sacrifici fatti da tutti sta dando i propri frutti e possiamo ricominciare a parlare del futuro. E noi abbiamo pensato che la ripartenza dovesse essere anche aiutata e i cittadini dovessero essere aiutati a proteggersi e a proteggere gli altri attraverso l'utilizzo delle mascherine, mascherine che oggi è difficile trovare. La Protezione Civile ha acquistato una partita di 1,5 milioni di mascherine chirurgiche, da oggi in distribuzione tramite Poste Italiane. Nel giro di 3-4 giorni tutto l'Abruzzo, tutte le famiglie riceveranno nella loro cassetta postale una busta contenente 3 mascherine. Altra buona notizia è quella che noi possiamo dire che da oggi partono le procedure di pagamento dei bonifici nei confronti delle famiglie che hanno risposto al bando per il bonus fino a 1.000 euro. Con delibera di giunta approvata l'altro ieri, abbiamo stabilito di dare intanto subito il bonus nella misura massima consentita, cioè 1.000 euro alle prime due categorie, 1.286 famiglie con disabili gravi, 1.712 famiglie con tre o più persone a carico, fanno quasi 3.000 soggetti. Quello che avanzerà al termine di questa distribuzione verrà distribuito alla terza categoria, cioè le famiglie con almeno 2 persone a carico. Corrisponde al vero che l'Abruzzo intende bloccare i rientri dal nord dell'Italia? Per una regione continentale che ha migliaia di varchi di accesso, pensare di chiudere le frontiere è una follia, cioè una stupidaggine detta più per rassicurare propagandisticamente la popolazione che non altro. Però siamo preoccupati e stiamo elaborando una misura che potrebbe consistere nel fatto di far comunque censire e dichiarare